La Costituzione nel suo rapporto con i cittadini e con il potere politico è stato il tema al centro della giornata napoletana del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da questa mattina in città per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Suor Orsola Benincasa. Torna a Napoli a poco più di un mese dall'apertura dell'anno scolastico all'Istituto San Nino di Ponticelli, il Capo dello Stato. Questa volta l'appuntamento è nell'Aula Magna dell'Università per presenziare, dopo un minuto di raccoglimento dedicato alle vittime degli attentati terroristici, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. In apertura la relazione del rettore Lucio D'Alessandro, poi l'intervento fuori programma del presidente Mattarella, che ha ribadito l'importanza della cultura e della formazione per le giovani generazioni. Io ho avuto modo di sottolineare al Presidente della Repubblica prima come abbia non solo io personalmente ma l'intera città apprezzato il suo intervento a Ponticelli il 28 settembre in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico. Oggi lo trovo un segnale importante che il Presidente a distanza di poco tempo è nuovamente ritornato a Napoli, qui presso un'università, alla presenza di tanti studenti, di tanti professori, a sottolineare come la cultura è l'arma letale per la sopraffazione, la violenza e l'odio. E noi in questa nostra città così complessa e difficile vogliamo costruire una convivenza in cui la differenza non sia un pericolo ma sia una ricchezza. Contaminazione culturale, ponti di pace e basta mura di violenza, pregiudizio e respingimento.